È andata come ci aspettavamo che andasse, nel senso che il carcere di Firenze si conferma un carcere pieno di criticità. La prima criticità che io intendo sottolineare in questa occasione è quella dell'avvio dei lavori. Ci sono molti lavori che sono stati avviati, questo per esempio è un primo elenco che mi è stato fornito all'interno di ristrutturazione, ma c'è anche un fatto che a nostro avviso è abbastanza importante, e cioè che la direzione del carcere fra poco sarà vacante, proprio quando iniziano i lavori di ristrutturazione all'interno, lavori attesi con una copertura finanziaria di 3 milioni. Quindi la prima cosa che noi abbiamo intenzione proprio di riportare alla stampa è questo: attenzione, perché se manca la direzione tutto può finire nel nulla, come è tradizione anche di questo carcere. Poi abbiamo riscontrato delle criticità ovviamente interne, piccoli e grandi cose. È un carcere ancora che ha oggi 710, quindi c'è una leggera tendenza al sovraffollamento, si aumenta perché la capienza regolamentare è di 494. Di questi 710, 193 sono per detenzione spaccio, cioè leggi che producono crimine, leggi per la... noi siamo a favore della liberalizzazione, della legalizzazione della cannabis, e quindi questi 193 producono crimine, producono carcere, producono all'interno del carcere situazioni di sovraffollamento. C'è un'altra cosa che va portata all'attenzione: vi ricorderete quando era stato detto dal Comune di Firenze che avrebbero fatto domanda per il progetto Urban per il rifacimento dei tetti sui pannelli, per i pannelli solari. Bene, è andata buca. Non sono riusciti ad avere i finanziamenti europei per il progetto Urban, e questo va segnalato. Abbiamo riscontrato delle carenze di natura strutturale all'interno del carcere, ma abbiamo notato anche i lavori nuovi. Una cosa che vorrei portare all'attenzione è la costruzione, la realizzazione di un centro di osservazione psichiatrica all'interno del carcere. Noi radicali siamo da sempre contrari alla realizzazione di centri di osservazione psichiatrica, noi siamo per l'applicazione dei regolamenti, ed è vero che però ci sono dei casi di acuti all'interno che vanno risolti, però da lì a creare i famosi repartini, quindi ritornare a una struttura tipo mini OPG all'interno del carcere, non va bene. Ed è vero però che è stata chiusa la casa di cure a custodia, l'OPG al femminile che era presente all'interno del carcere. Quindi a numeri la situazione del carcere è in lieve miglioramento, ma la mancanza del direttore prossima avventura può provocare un blocco dei lavori in corso. Segnalo, proprio perché è giusto che sia segnalato, che abbiamo riscontrato all'interno scusate che guardo gli appunti, che voglio essere preciso, all'interno della sezione 6 i letti a castello a tre piani che sono contrari al regolamento, quindi questa è una cosa che segnaliamo perché è assolutamente importante. All'interno sempre della sezione 6 in una cella abbiamo riscontrato, e abbiamo segnalato al comandante che ci ha accompagnato durante la visita, anche un materasso con probabilmente delle zecche all'interno, cosa che può, come sapete, essere poi attaccata anche a tutto il carcere. Infine intendo ringraziare la direzione del carcere che ha consentito questa visita, intendo ringraziare il comandante del Corpo di Polizia Penitenziaria che ci ha accompagnato e non ha avuto problemi a confrontarsi con noi su tutti i problemi, da quello del materasso con le zecche ad altri problemi più strutturali, più di indirizzo politico. Infine sono state raccolte le firme anche per intitolare una piazza di Firenze, poi passerò la parola, lo dirà Maurizio Buzzecoli, però io lo annuncio, a Marco Pannella. Faccio solamente vedere, perché è bello ed è un ricordo caro, il giornalino dell'ottava sezione del carcere di Sollicciano, che si chiama l'ottava onda, che in seconda pagina riporta un ciao Marco. Per noi radicali, che con Marco Pannella siamo stati in questo carcere tantissime volte e abbiamo seguito anche tutti i disagi, i lavori che ci sono stati in questi anni, questo omaggio di una sezione del carcere Sollicciano ci sta particolarmente a cuore, quindi ringraziamo anche loro.